Meraviglia. Ho detto, ma che pesce strano che è. No, non è, il filtro dell'acqua non è un pesce, sa distinguere. Che simpatica che è Antonella. Sì, no, fa troppo ridere Antonella, guarda. Sì. Ci facciamo delle telefonate che se uno la registrasse. Speriamo di no. Ecco, va bene, allora. Ti sei rotta? Faccio vedere il polso. Ti sei fatta male? No. Faccio vedere. Ti sei slocata? Faccio vedere il gomito. Ti sei fatta male? Cos'hai? Vedere il piede. Aspetta, vuoi vedermi? No, non puoi vedere il piede. No, che schifo. No, metti via. Ma come, che ma schifo? No, ma non si fa vedere il piede in televisione. Metti no, via. No, allora. Cioè, stavo cercando di capire se potevo iscrivermi a OnlyFans. Oh, signore. Perché visto come vanno le cose in Rai. Sì. Che non sappiamo. Che fine faremo? Magari, sai, mi metto in quella piattaforma lì, sai che cos'è OnlyFans? Sì, ma te lo sconsiglio. Allora, voi sapete che cos'è OnlyFans? I maschi tantissimo. Allora, lo spiego per chi no, però, lo sa. Però lascia stare, non spiegare proprio bene bene, fa intuire. No. Allora, praticamente è un sito al quale tu ti puoi abbonare per vedere che cosa? Dei film? No. Dei documentari? No, no, no. Dei cartoni animati? Nine. No. Per vedere una a uno, sì, che fa vedere dei pezzi del di suo sé, corpo, sì, a richiesta. Sì. Cioè tu dici, mi fai vedere le tette e questa plump si la fa vedere. Va. Mi fai vedere la cicatrice dell'appendice e te la fa, sì, mi fai vedere la scapola lata. Sì, non è richiestissima la, no, scapola, no, lata. Ma insomma, no, praticamente tu ti vendi, sì, a pezzi come i tranci di pesce spada. Sì, è molto triste. Capito? È molto triste. È abbastanza triste. È molto triste. Fai così con la testa come i ciuchi. No, ho detto io, è molto triste. Ah, è molto triste. Detto, sì. Vabbè, comunque io ho letto di ragazze, per esempio, che sono diventate ricchissime. Ho capito. E fino a, non so, 10 giorni prima lavoravano come stegiste in una cartoleria e guadagnavo di 8 euro al mese e adesso e da OnlyFans, sono su una settimana su OnlyFans, ho già comprato 12 appartamenti a Dubai. Capisci? Era meglio prima. Comunque, allora, il mio amico torinese Gilletti, Gillette Couture, Gillette Jaune. Vabbè, oh mamma mia. Allora? Ah, l'altra sera ha invitato una lavoratrice di OnlyFans, una olifantessa. Come fai a vedere che noi siamo in onda? L'ho letto. L'hai letto? E ho visto il video. Ah. Un olifanta, un'olifantrice. E gli ha chiesto cosa le chiedono gli uomini di solito e lei ha risposto mi chiedono qualsiasi cosa, ma anche cose strane. Sì, mi chiedono anche di farmi la cacca addosso. E dobbiamo dirlo in televisione adesso? L'ha detto lui. Vabbè, ho capito, ma tu perché devi... Ma no, tanto non deve venire Rai. Ma ho capito, ma... Ma lo metto avanti con la bocca. Ma perché devi... Ma no, ma sto dicendo, sì, che poi dicono che è un lavoro che non richiede sforzo. Non è vero. Non è affatto vero. Perché questo è... Poi, per carità, de gustibus, cioè, a me piace Brad Pitt quando si leva la camicia in Thelma Louise, vi ricordate, non so se mi spiego, c'è, cioè, magari... Ma sono passati, non è più così lui, eh? Lo so, ma a me quella scena lì, guarda, ma sono passati... sotto la pioggia, sì, ma ormai non... poi entra... No, sì, ma ormai non è più... Lascia fare! Sì, ma ormai... Guarda che ormai sarebbe una delusione. Sì, lo dice anche Veronica, guarda, se lo dice Veronica. Tutti lo dicono, no, invece magari, che ne so, se uno lo sapesse... Filippa, anche tu ridi, cosa ridi? Mi meraviglio, certo, di te. Ma tu te lo ricordi Brad Pitt? Madonna. Ma basta, Luciano. No, ma no, dico, a saperlo che a voi maschi piacciono queste porcherie... Ma non a noi maschi, sono non stiamo lì poi a cercare competini sexy, mangiamo tanti latticini... Ma, no, ma no, ma non è affatto così. E poi una deve essere anche portata, non è che è lì a comando subito, cioè siamo mica delle galline che... Ma che orrore, vabbè, cambiamo argomento. Porco lavoro, ma qualcuno lo deve... Vabbè, cambiamolo. Che però è un gran bel passo avanti, rispetto. Siamo passati dai navigator ai cagator, guarda che tanta roba, Va altro bene. Che togliere il reddito di cittadinanza. Però la domanda è, chi li tutela questi lavoratori? Cioè, non c'è un sindacato, non c'è una Coldiretti, qualcuno? Allora, ho preparato un tariffario che si potrebbe utilizzare proprio per quelli bevo che lavorano. Bevo per dimenticare, acqua non... Allora, tariffario OnlyFans. No, ma Luciana, aspetta. No. Fammi vedere come fai il sugo, 50 euro. Sugo senza mutande, 70 euro. Sugo
senza mutande e senza reggiseno, 90 euro. Pasta in bianco senza niente, 100 euro. Disgorgamento water o compilazione moduli dello Speed Ing Pierre, 200 euro. Montamento libreria Snufia con brugole infilate nel push-up, 250 euro. Selfie nuda davanti a poster di Peppe Vessicchio, 75 euro. Caricamento, lavastoviglie in perizoma, 230 euro. Fammi vedere il lato A, 50 euro. Fammi vedere il lato B, 100 euro. Fammi vedere il punto G, senza prezzo, perché nessuno l'ha mai trovato. Lettura del Kama Sutra e mimaggio di almeno 20 posizioni, 50 euro a figura. Dormire sul divano in baby doll mentre in TV c'è Bruno Vespa, 800 euro. Con le mani, con i piedi, con il cuore, con il culo, fare ciao, prezzo unico 1000 euro, ciao. È finito? Sì, meno male. Allora. No, ma dai, ma scusami, è il mondo del social, eh? Non è che possiamo starne fuori, è pieno di influencer. Tu cosa influenzi? Attenta dove ti siedi. Cosa influenzi tu? Niente. Cosa influenzi? Sei influencer? No, io non voglio influenzare nessuno. Ma non hai visto la Fiorella che influenza sulla bellezza, questa influencer molto famosa? È un gioco di parole, non scioglilingua stai facendo. No, sì, una che si chiama Fiorella. Sì? E ha pubblicato un suo video, sì, con il naso tutto incerottato, che uno dice, vabbè, che si è fatta male. Avrà preso una trambata certo, contro la porta. Invece? Del frigo, no? Non so, magari ha frenato col naso in bici. Invece si è rifatta il naso e ha detto una cosa: mi sono fatta la rinoplastica così i miei figli avranno un bel naso. No, ma sai che avranno un bel naso da guardare. Ma sai che Darwin, quando l'ha sentita, è uscito dalla tomba così, come un tappo di champagne. Veramente. Bernardino Telesio, che è stato un grande naturalista, oltre che un corso di Torino, se fosse stato vivo sarebbe morto. No, ma guarda che bisogna essere scilindati forte, eh. Cioè, ma cosa vuol dire? Che tu ti rifai il naso e tuo figlio nasce col profilo di Monica Bellucci? Cioè, se tu prima avevi il naso da chiodo di garofano a faraglione di Capri, non è che tua figlia nasce col profilo da Maria Carla Boscono, che la natura non le imbrogli solo su Instagram, se tu insomma nasci con le gambe storte perché magari generazioni e generazioni hanno avuto le gambe, insegnami bene tu che cosa hai preso di brutto delle tue generazioni precedenti. Io tutto quello che c'era da prendere l'ho preso. Cioè, se non so, i tuoi progenitori avevano le orecchie orinali, certo, e tu ce le avrai. Certo. Se tu nasci con la rana, come la rana dalla bocca larga, difficile, certo, che i tuoi figli avranno la bocca a culo di gallina. Vabbè, ok. Finito. No, volevo dire alla Fiorella che le consiglio, deve partorire, poi di andare prima dal parrucchiere, così la figlia nasce già pettinata. Con le mesh. Deve essere, no? E magari, se sai che il tuo fidanzato ha le orecchie a sventola, gli metti un po' di colla, così la sera che sai che concepirai, che così, sì, almeno anche lì. Adesso però sono preoccupata perché mi chiedevo, ma io che sono bassa, sì, è perché mio papà quella sera lì aveva bevuto del vino che sapeva di tappo? Va bene, ma c'è questa ossessione continua della bellezza. Pensiamo solo ad essere belli. Non hai sentito la Gwyneth? La Gwyneth, cosa ha fatto Gwyneth? Allora, Gwyneth intanto adesso ha vinto il processo. Ho visto il processo, ho visto quello, sì. Ma quello è il meno. Allora, dopo l'apiterapia. L'apiterapia? L'apiterapia. Dopo i gargarismi all'olio di cocco, dopo le vampe di calore nelle parti basse, sì, sai che si faceva tutto come dei ravioli al vapore. Sì. Dopo la dieta a base di brodo di ossa di mucca. Poi. E dopo la candela. Sì, 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 me la ricordo. Detto la candela, poi. Me la ricordo. La candela, il profumo. Sì. E la sua. Sì, andiamo via. Papagena. Sì. Mamma mia. Adesso si è inventata una novità che mi ho detto. Che ma cosa? A sto giro chissà che cosa, ecco, si sarà inventata. Cioè, avevo grosse aspettative. Mm. Perché. E devo dire che ha superato le mie aspettative. Cioè? Vediamo. Gwyneth Paltrow, la cosa più strana che ho fatto, l'ozonoterapia rettale. Capisci? Il classico buco nell'ozono. E lì si chiude la pratica.
No, ha confessato che ha fatto tutta questa... No. Cioè, secondo me ci sono modi migliori per iniziare la giornata. Adesso ti spiego nel dettaglio in che cosa consiste il trattamento. No, Luciana, no, davvero, adesso non sto scherzando. Non è il caso, no. Allora, praticamente... Quando sarai su OnlyFans lo farai lì a chi vuole. Adesso non fa. No, praticamente... No, guarda che tra l'altro è un trattamento che si fa se hai delle patologie gravi, eh. Sì. Invece se è solo per bellezza forse devi fare qualcos'altro. Sì. Allora, praticamente introducono... No, lasciamo stare. No, davvero, siamo attenti con le parole, moderiamo. Siamo attenti, nella galleria del vento, nel forno al pigraio. Vai avanti! Nel... Va bene, vai avanti, sì. Nella selva oscura, nel mezzo di cammin di nostra vita, sì. Un tubicino, sì. Lungo... No, lascia stare. Allora, ad una profondità di 10 centimetri sul livello del mare. Sì, va bene, grazie, buona serata. Nel quale viene insufflato questo ozono ad una pressione, spero non quella degli pneumatici, che praticamente entra nelle pareti dell'intestino che sono incrostate e le scrosta, tipo idraulico liquido. Sì, bene. Non grazie. Credo che faccia benissimo. Non credo neanche io, però grazie, arrivederci. Però infatti vedi la faccia di Gwyneth nella foto, ride ma gli occhi sono proprio come di Jinping, così, perché non è... Tra l'altro sono andata a controllare il simbolo dell'ozono, è O3, sì. Quindi già... Sì. Ed è un gas, mi sono informata, azzurro, quindi credo che questo sia molto utile, perché tu quando vedi il paziente che prende il colore più o meno del puffo, capisci che il trattamento può essere considerato definitivo. Sì. Allora io volevo dire una cosa però alla Gwyneth. No, Filippa, quello è turchese, non è... No, che ha detto... No. Guarda che più o meno è così, è l'ozono. No, è un bellissimo turchese, non è così. Comunque io dico, Gwyneth, se nella vita, per farti tanto bella, se la vita ti chiede in cambio veramente questa confusione nella scatola cranica, allora non sarebbe meglio essere come me e Fabio di, non so, proprio di... No, così, come capita. Caratteristica, come estetica capita. Scadente. Sì. Però ho studiato un po', sì, perché mi sono incuriosita, figuriamoci. E ci sono dei trattamenti di bellezza allucinanti. Non diremo questa sera. No, li voglio dire, perché abbiamo bisogno di ridere un po'. Allora, intanto c'è un trattamento per quelli che perdono i capelli, che qua ne vedo, e neanche uno, parecchi. Allora... Se tu, anche tu sei coinvolto? No. Poco. No, poco. Cadono a tua insaputa, ma noi vediamo che si sta formando... No, oggi li ho tagliati. La storpiazzola in mezzo. Oggi Mimma me li ha tagliati, non è che sono caduti, li ho tagliati. Adesso tu puoi andare a Santa Monica e farti fare un trattamento in testa con il seme di toro. Vediamo. Non ho capito. Non ti dico il termine tecnico. Non hai capito. Praticamente, vuoi che ti prenoti un trattamento? No. Allora, io mi chiedo sempre chi è stato il primo che ha avuto l'idea. Cioè, ma come gli è venuto in mente? Magari è stata una casualità, come Newton, sai, la mela, quella roba. È finito sotto un toro. Esatto, magari era un veterinario calvo, era lì che smanettava sotto il toro, ha innescato un meccanismo involontario che a sua insaputa gli ha fatto il trattamento. Poi è arrivato a casa, capelli come cocciante, ha detto, porca miseria, allora funziona. Proviamo domani, di nuovo, cristicchi. E allora, mi chiedo come riescano a prendere il principio attivo. Cioè, vabbè, lascia stare. No, se esistono dei giornali con delle mucche di scinte da dare ai tori. Oppure se c'è un OnlyFans per vacche, non lo so. Se invece hai la pelle disidratata e molto secca, puoi fare questo trattamento, vediamo. Sì. Trattamento alle foglie di cactus. Aia. Perché rimuove le tossine, credo che rimuova anche parte della pelle. Cioè. Rimuove tutto. Vedi, le tagliano come delle tigelle, te ne mettono sulla schiena. Che poi io tra l'altro dico... Però la signora sorride. Ma sorride perché è rimasta pietrificata così, No, io dico, con tutte le cose belle, le foglie, i fiori, le erbe che ci sono in natura, proprio il cactus, mi sono chiesto. E ho letto, perché il cactus è molto pieno d'acqua.
Ho capito, ma l'acqua, fatti le spugnature, no? Se no mica metti le gobbe del cammello. Certo. No, e loro dicono che invece è molto utile, adesso non si le spine si tolgono. Meno però male. Tolgono quelle grandi, quelle piccole bastarde, quelle che si infilano. Sì, ho capito, fanno malissimo. Io spero che facciano anche la versione siciliana, cioè? Con i fichi d'India, e anche la versione del Trentino con le castagne ancora dentro il riccio. Oppure, altro trattamento, questo piacerà molto a te. Sì. Ecco. Cioè? E il trattamento, il massaggio rilassante con i serpenti, questo lo fanno in Israele, praticamente tu ti sdrai, sì, e ti scorrono mettono due coccodrilli sulla schiena. No, sono dei pitoni. Sì, sì, ho visto, No, perché già fa impressione se uno ti massaggia con le mani fredde, pensa a metterti un pitone gelato, almeno passarlo 2 minuti nel microonde. Ma funziona poi? Pare che funzioni, che ti rilassi moltissimo. Adesso non ti mettono un pitone reticolato perché quello ti sfonda, sì, ma però secondo me se mettono anche solo dei vermicelli tipo il disco scotter Lipacis sarebbe meglio, perché così almeno non hai rischi, diventi un po' un casumarzu lì, come si chiama il formaggio sardo con i vermi. Oppure questo trattamento qua che fanno a Londra è la pedicure fatta coi pesci, sono dei pesciolini, questo c'è già da parecchi anni, da tanto tempo, sì. Sono dei pescetti che si chiamano garra rufa, praticamente sono molto ghiotti di sì, pellicine dei piedi che sì, ti sei spiluccano. Vuoi entrare nell'acquario? No, e beh, potremmo metterlo. Prova, qua, entra tutta. No, ma guarda che figo, eh. Adesso il trattamento dura 20 minuti, certo se ci fossero i piranha durerebbe meno. Però mi fa ridere perché mette a confronto due delle cose più puzzolenti che ci sono in natura, cioè i piedi e i pesci. Altro trattamento di bellezza è quello con le lumache, la bava di lumaca, anche questo lo fanno in Giappone. Praticamente tu devi stare sdraiata, ferma come un cespo di lattuga e ti mettono 3 lumache in faccia, perché la bava della lumaca... Sì, è lento il trattamento. Di una lentezza. Cioè, perché la lumaca dentro c'ha molte proteine e aminoacidi, capito? Poi devi metterne solo 3 perché sono lente, lo spazio è piccolo, si crea subito l'ingorgo, capisci? Però tu puoi stare bello rilassato, perché anche se ti addormenti quelle non vanno lontano, praticamente rimangono quasi tutte lì. E poi anche questo è un trattamento che potrebbe funzionare. Certo, il migliore di tutti è un altro trattamento che fanno invece sempre in Giappone, nasce dal Giappone, che è il trattamento al guano di uccello. Cioè alla cacca di uccello. Ci abbiamo capito, Luciana, siamo Rai Cultura, sappiamo cosa vuol dire guano, non è il caso di... È guano d'uccello, praticamente non so se si chiama trattamento faccia di M. Vabbè, smettila! Costa 180 sterline, sì. Praticamente tutti... Guarda, no, tu allora, niente. Più o meno è un trattamento che facevano le geishe una volta. Pensate a queste geishe, che vita! Che vita d'inferno! E legavano i piedi, fasciavano i piedi per che rimanessero piccoli e poi le spennellavano la faccia con la cacca di uccello. Comunque, il trattamento dura 90 minuti, mm-hmm, il tempo di una partita, quindi fischio d'inizio. Sì. Tu ti sdrai, cacca in faccia, sì, fischio della fine e te lo levano. Se poi la tua pelle non è un granché... tempi supplementari e rigori e vai avanti. Ti interessa sapere che cacca è? No, Luciana. Te la dico lo stesso. No, allora fa la domanda. È cacca di usignuolo. Vabbè, però pensavo peggio. Cacca di usignuolo, perché l'usignuolo, sì, oltre al fatto che fa la cacca e la pipì insieme, guarda quante cose so, io. Tante so, guarda che io sono preziosa. Fa tutto insieme, fa un impasto unico, sì, quindi quella roba lì è molto ricca di sali minerali ed è in grado di sbiancare e rigenerare. Sbiancare ci credo, perché quando fanno la cacca gli uccelli sulle ringhiere rimane tutto bianco, in effetti. Rigenerare non saprei, però la cosa positiva è che adesso Piazza San Marco mi diventa un centro estetico a cielo aperto. Abbiamo una ricchezza che noi non sapevamo di avere. Guarda che è una figata, e anche Piazza Duomo. Anche Piazza Duomo a Milano, certo, sì. Guarda che se fai caso potresti, sì, 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 fra qualche tempo... Sì. È un'impresa. Far pagare, ah, no? Certo. Tu entri, faccia lì su, ti fanno la cacca ai piccioni,
Bell'è fatto, eh? Guarda che è un'idea. Vedrai che fra un po' diranno, i gechi veramente vanno benissimo per fare un trattamento perché ti levano i nei, perché vanno ghiotti di nei, perché ormai è tutto possibile. Comunque, quanto mi rimane? Quello che ti serve. Che faccio? Quello che ti serve. Quello che ti... Allora, quello che mi serve. Allora sto qua fino a domani. No, allora no, volevo aprire la pagina politica. Sì. Allora... Vuoi che parli ancora di ozonoterapia? No, hai 2 minuti. No. Due? No, sì. 2 minuti non mi bastano. Due minuti? Quanto ti serve? Ma che cacchio ne so? E allora cosa chiedi? Due minuti? Ma non so, 5 minuti. 5 minuti. Allora, ma non c'è il golden minute? Vai avanti, no, purtroppo non c'è. Quando dovrebbe esserci non c'è mai. Apriamo la pagina politica. Sì. Dunque, questa settimana è improvvisamente preso a piede la figura di Lady Berlu. La quasi moglie di Berlu, sì. La mini moglie, la metà moglie, vabbè, quasi, sì, eccola lì, la quasi moglie di Berlu, sì. Quella che ha i colletti come Harry Style e i capelli sempre tirati indietro come Ibrahimovic, sai? Ha visto Jean col papillon, sai, quella della pasta. E poi quella donna che ha l'accento del cognome in posizione ignota. È vero. Perché nessuno sa come si pronuncia, se si chiama Marta Fascina o Marta Fascina. Sì, ciascuno. Io preferisco Fascina, ciascuno che sa di legno. Fa quello che vuoi, sei libera di chiamarla come... Comunque, fino a ieri sembrava inoffensiva, proprio come un cucciolo di Dudù. Invece questa settimana... Cosa è successo, Lucia? È venuto fuori un mastino napoletano travestito da Biancaneve. Ma ha agitato Forza Italia, non so se hai letto. Ho letto, hanno cambiato il capigruppo. Ha cambiato dirigente, una cosa. Cioè, e si è capito chi porta i pantaloni ad Arcore. Ecco. Cioè, li portano tutti e due, ma uno li ha più giù che su. Va bene, va bene. Quindi abbiamo 3 donne. Usatela, sempre. 3 donne alla guida del nostro paese. Perché abbiamo Ermeloni che guida il governo, la Schlein che guida l'opposizione e la Fascina che guida Berlu, sì. Capisci? Ecco. E questa settimana ha anche fatto questa dichiarazione. Marta Fascina sta cercando una casa con un rifugio antiatomico e ha una lista di persone da salvare in caso di attacco nucleare. Oh! Intanto... Ci ha preso l'ansia. Ma vuol dire che sa delle cose che noi non sappiamo? Speriamo che... No, meglio no perché così. Passare dal bunga bunga al bunker bunker... Cioè, preferivo il bunga bunga, francamente. Ma dico, ma scusa, Berlu c'ha anche un vulcano in giardino, non ha il rifugio antico. Vabbè, non lo so, adesso non ti preoccupare. Ma poi devi cercare una casa. Arcore è grandissima. Vabbè, ma pensa per te. Ma, ma scusami, gli stessi metri quadri della provincia di vabbè, ma ho capito, Monza. Ma adesso tu... la provincia di Monza è accatastata come proprio dépendance della villa di Berlu. Non essere invidiosa e se mai vai in cantina che tu fai qualcosa. No, ma deve fare... Sì, ma non è che può scavare Milano 4... No. Sottoterra, no, poi insomma quanto ci vorrà? Se la bomba non è fetentissima dicono 60 giorni che si deve stare dentro e 60 giorni puoi anche fare a meno del campo da golf e della piscina campionica. Comunque lì devi soltanto sopravvivere e pensa se sopravvivono solo lei e Berlu. No, ha cioè detto che da loro due dipende... L'umanità che viene dopo la bomba. Vabbè, va bene, però tu vai troppo avanti col pensiero, fermati, non no, fare... No, fermo, perché poi fuori non ci sarà nessuno. Vabbè, ma non fare... Tu sarai pulviscolo. No, no, non fare ipotesi. No, dico, usciti dal bunker. No, ma magari invece sono nella lista di quelli, scusa. Figurati se ti mettono nella lista. No, allora, intanto, io ho pensato chi potrebbe esserci nella lista. Allora, Crosetto... No, di sicuro, è perché? Troppo grosso. E vabbè, che c'è? Tiene troppo spazio. Ma che vuol dire? Ma al posto di Crosetto ci stanno 3 deputati e 2 Tajani e mezzo. Vabbè. E Tajani non è piccolo. Salvini? Figurati se si prende Salvini. Ma chi lo sa, ma non può... Ermeloni? Ma non porre limiti. Secondo me la Ronzulli. Vabbè. La prendono per fare la domestica. Mamma mia, smettila di dire sciocchezze. Comunque, questa settimana c'è stata una bellissima notizia. Bella, bellissima, bellissima. Che il Papa, insomma, è guarito. Sta bene. E allora io ho scritto una letterina a Papa Frank. Una letterina di Pasqua, che dice così. All'attenzione di Sua Santità Papa Frank, presso Palazzo Apostolico, Città del Vaticano, Roma. Per il postino, se sei nuovo, Frank lo riconosci perché è quello con lo scodellino bianco in testa e l'accento argentino. Caro Papa Frank, Sommo Pontefice, Pontifex Maximus, Papa Don Pritch,
amico del supremo Big Papone. Chi ti scrive sono due peccatori, lui con roba più grave, io solo peccati di gola. Io sono Lucianina e qui accanto a me c'è Fabio, il fratacchione. Scusa, ma tu scrivi per te, non tirarmi in mezzo alla tua... Ma lo sai che questa settimana ci hai fatto prendere un bello spavento? Quando ho letto che ti avevano portato in ospedale, mi sono sentita il cuore a mille, come canta Calcutta. Non Madre Teresa, il cantante. Poi ti hanno dimesso e mi sono sentita di dire Laudato Si, come diceva Francesco. Non DJ Francesco, il santo. Te lo diciamo sempre di non stare in corrente e tu invece fai l'Angelus sempre con la finestra aperta. Certo che ti prendi la bronchite. Fatti almeno fare un terrazzo verandato. Il bonus 110% non c'è più, ma da qualche parte le detrazioni IVA le trovi di sicuro. Certo, ammalarsi proprio adesso che siamo sotto Pasqua è un bel guaio. È come se a Mattarella si abbassasse la voce a Capodanno. Ma tu ti sei ripreso in un amen. Tempo 48 ore eri già in giro per i reparti a benedire urbi e torbi. Niente da fare, più forte di te. Ti fossi svegliato da un'anestesia, ti saresti messo a confessare l'anestesista. Povero Paponzolo, ti sei anche tanto stancato in questi mesi. E la pandemia, e la guerra, e la crisi economica, e il pianeta che va in rovina, eppure noi umani. Non che prima fossimo degli angeli immacolati, ma ora ci stiamo proprio specializzando in cattiveriologia, Toglimi una curiosità, Pontifex. Ma quando vai in ospedale, ti metti anche tu in pigiama come tutti gli altri, tipo quei pigiami blu con l'elastico molle e la fantasia rombi? Oppure il Papa deve tenere la tonaca bianca anche in ospedale, tipo camicia da notte come Stanlio e Olio? Con le cure e le giornate sempre uguali, cosa guardavi la tele la sera che è anche finito mare fuori? Vedevi la Gruber? Come menù, davano anche a te il purè e la mela cotta come i malati normali? O visto che tu sei il Papa, ti passavano qualche scaloppa sotto banco? Ho anche letto che una sera ti sei persino mangiato la pizza, spero margherita normale, non rinforzata bufala. Devi approfittare di questa pausa per fare un po' di dieta. Benedici pure le palme, ma evita l'olio di palma. Moltiplica pure i pesci, ma diminuisci i pani. L'agnello di Dio va bene, ma aggiungi molte verdure. E se puoi, evita la papa mobile e cammina di più, così alleni la sacra rotula. D'altronde vivi in uno stato piccolo piccolo. Se ogni giorno fai anche solo 5.000 passi, come minimo fai il giro di tutta la tua nazione. Ora però devi pensare a riprenderti. Dici come possiamo aiutarti. Venerdì prossimo, vuoi che vada io a lavare i piedi al posto tuo? Al limite mi tengo la mascherina, così non sento l'odore. Vuoi che ti metta le papaline su delle angurie, così non perdono la forma? Caro Papoide, sappi che noi senza di te siamo pecorelle tantissimo smarrite. Non ne va praticamente dritta una e qualcuna di quelle che vanno storte ce le meritiamo anche. Bastano 3 giorni senza il pastore e il gregge si sfalda, credimi. Ma tu prenditi i tuoi tempi, riposati, torna in forma, tonico e elastico. Non dico come Giorgino, ma almeno un po' più di Fazio. Da me e da qualche miliardo di persone nel mondo, miliardi di baci. Che il Signore sia con te non te lo dico neanche, tanto siete, voi due siete così. PS, in questi giorni anche Berlo è stato ricoverato e poi dimesso. Settimana positiva per i papi, quindi. PPS, dammi retta, pa, a sto giro la Via Crucis, falla in dad. Lucianina Littizzetto!